No, in realtà non è fantascienza fantascienza, noi infatti quello che ripetevo sempre allo scenografo e al direttore fotografico era non facciamo fantascienza, ci deve essere macchine che volano, deve essere un po' più avanti, poi non l'abbiamo datato, ma la cosa che è curiosa è che questo è pre-Covid, questo film pensato e girato prima del Covid, cioè, giusto, tra l'altro noi abbiamo girato in India a novembre, non oso immaginare cosa ci fosse intorno a noi, e solo che il Covid, noi facevamo, che so se 30-40 anni, sei pessimista prima o dopo, però il Covid ha azzerato, quasi azzerato questo periodo in avanti, questo, perché volontariamente è diventato moderno, contemporaneo, perché il protagonista è solo, si finanza con un ologramma, si parla col suo datore di lavoro che sta in India, è sempre solo ed è quello che abbiamo vissuto col Covid. Tra l'altro anche questa cosa quei simpatici fascisti che hanno aggredito la CGIL, ho pensato al balletto nazifascista del film, quindi diciamo che da cittadino ovviamente mi ha spaventato e rattristato. Come autore ho detto, però ci abbiamo azzeccato anche quello, cioè va a finire così, se noi non prendiamo posizione davanti a questi atti di questo fascismo, sai, ci sono gente che dice sono, nonostante qualcuno non abbia capito la matrice, perché effettivamente era poco chiara la matrice, però se noi rimaniamo impassibili e come stronzi rimaniamo a guardare, il risultato è che fra 30 anni, 40 anni ci sarà gente che troverà divertente ballare su faccetta nera, ma non perché è fascista, ma perché è cretino e non capisce cosa è successo. È un film interessante perché cerca appunto di immaginare un futuro prossimo, forse in 30 anni, dicevo scherzando, è ottimistico, cioè è un futuro che è possibile e speriamo che non si realizzi mai, dove le persone sono fondamentalmente sole e hanno dei bisogni che di fatto sono indotti da quella che poi non è così male, cioè la tecnologia che in qualche modo anche in questo periodo così difficile, come ricordava Pier, ci ha aiutato poi anche a sentirci vicini agli altri, anche se non fisicamente. Quindi è solo un rischio che hanno visto loro che l'hanno scritto e che io ho sposato interpretando questo ruolo, di trovarsi un giorno un po' troppo soli, un po' troppo schiacciati da questo che dovrebbe partire come un aiuto che ci arriva dalla tecnologia, che invece può schiacciarci, insomma, sì. Ci può rendere ancora più lontani.